8 mesi di attesa per una visita pneumologica e 4 viaggi tra Sulmona e L'Aquila per rinnovare la patente di guida e l'incredibile storia che vede protagonista un 80enne residente in città che si è rivolto questa mattina al Tribunale per i diritti del malato per denunciare l'incresciosa situazione. L'anziano aveva prenotato una visita pneumologica necessaria per il rinnovo della patente disponibile nel nosocomio San Salvatore dell'Aquila. 8 mesi di attesa. Quando arriva il reparto, lo scorso 23 ottobre, l'esame viene annullato per un errore di prenotazione da parte del CUP di Sulmona, primo viaggio a vuoto. Il paziente torna il 28 ottobre per sottoporsi alla visita e all'ossimetria. Essendo un soggetto con alcune patologie, l'ottantenne si è dovuto recare all'Aquila anche per la lettura del ventilatore medico CPA, con tutti i passaggi del caso, per un totale di ben 4 viaggi, troppi per un soggetto fragile. Non avere servizi sul territorio comporta una serie di disagi a catena, commenta Katia Puglielli, coordinatrice del TDM. Vorremmo sapere perché all'Aquila ci sono ben 8 medici di pneumologia e in città si è rimasti scoperti. La ASL farebbe bene ad applicare il criterio dell'azienda unica in ogni momento.